Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia e tempi della filosofia. Sono qui con una sirenetta molto bella. D'altra parte siamo in stagione balneare estiva, ci addentriamo sempre di più nell'estate. Nell'estate, beh, certo i giorni si accorciano, però siamo assolutamente nell'estate. La sirenetta è sicuramente un simbolo dell'estate. Le sirenette che nuotano tra le onde, ci sono, ci sono. Non tutti le vedono, ma esistono. E qui ce n'è una che appare e vi saluta, e vi saluta. Allora, di che cosa vi voglio parlare in questo video? Vi voglio parlare ancora una volta di Urano. Porto avanti questo discorso, che adesso devo vedere un po' anche come sviluppare del tutto perché ho qualche incertezza. Ma allora, abbiamo intrapreso un viaggio con Urano, con questa automobilina uraniana lungo l'autostrada dello zodiaco. Siamo partiti dalla Vergine, abbiamo visto Urano in Vergine, in Bilancia, in Scorpione, in Sagittario, in Capricorno, in Acquario e anche persino in Pesci. Dico persino perché le persone che mi possono ascoltare e che hanno Urano in Pesci o sono molto anziane oppure sono piccole. Ho visto che c'è una persona, un ragazzo che mi ha detto: guarda, io sono un adolescente e ho visto questo video, il che mi fa assolutamente piacere. Questo non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa. Allora, se, adesso se io andassi avanti e parlassi di Urano in Ariete, beh, a chi mi rivolgo? Beh, a delle persone che sono piccolissime, che sono veramente dei bambini, quindi allora, se voi avete intenzione di occuparvi di astrologia, anzi, è quello che fate, naturalmente. Guardando questo video volete capire l'Urano di un bambino che può essere vostro figlio, nipote, di un bambino che conoscete, questo può essere interessante. Quindi forse è una cosa che si può fare, potrei parlare anche di Urano in Ariete. Lo farò, forse, adesso devo pensarci perché non ne sono tanto sicuro. Non so se qui potrebbe darsi che l'interesse qui venga a mancare. Ma d'altra parte, se una persona si occupa di astrologia in generale, deve conoscere tutte queste posizioni. D'altra parte, se guardiamo al passato, abbiamo delle persone che avevano Urano in Ariete, in Toro, così possono essere dei personaggi, dei politici, degli attori, dei cantanti. Quindi, se uno vuole capire bene il tema natale di una persona anche del passato, tiene conto anche di questi elementi. Un astrologo completo sa tutte queste cose. Però, così, adesso qui in un modo molto diretto, mi piace anche dirvi delle cose che vi possano soddisfare, che vi possano servire. Allora, in questo momento cosa faccio? Mi fermo da un punto di vista di questo tragitto che è partito dalla Vergine e è arrivato proprio dall'altra parte, a 180 gradi di distanza, nel mondo dei pesci. Il mondo dei pesci è molto interessante, quello che vi ho raccontato la scorsa volta era un po' complesso, però io lo ritengo molto bello. Naturalmente era una cosa forse per pochi intimi. Per pochi intimi, dico così per dire, per pochi preziosissimi. A volte io penso che ci sono delle persone preziosissime, poche, che possono seguire certe cose. Non pretendo assolutamente che ci siano tante persone che seguano certi ragionamenti, però mi va benissimo che anche ci sia una persona, 3, 4, 5, 10, che seguano un certo tipo di discorso. E per me questa è una cosa che ha un grandissimo valore. Naturalmente tante cose che dico sono anche di nicchia, certamente non sono popolari in un modo esagerato. Dipende, a volte si possono fare dei discorsi più così per la massa, altre volte sono più per alcune persone raffinate oppure così che hanno un interesse specifico. Questo va detto. Allora, vabbè, fatta questa premessa, di che cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare di Urano in Leone, quindi dell'Urano che precede l'Urano in Vergine da cui sono partito nel mio discorso. Perché lo voglio fare? Beh, questo anche stimolato da una persona in particolare che mi ha detto: guarda, io sono una persona che ha già una certa età, non è vecchia, però non è neppure giovanissima, ma sono molto interessata all'astrologia, me l'ha scritto qui in YouTube e io ho Urano in Leone e quindi la cosa, mi interessa. Perché no? Perché no? Qui stiamo parlando, parlo con delle persone che
che sono di una certa generazione, vanno oltre i 55 anni, vanno verso i 60, sono, diciamo, l'età è 60 anni circa, così siamo attorno a quell'età lì, le persone che hanno Urano in Leone. Allora, questo va assolutamente preso in considerazione, certamente ci sono persone che studiano l'astrologia, oppure che sono affascinate o conoscono bene l'astrologia. Assolutamente, anche a quell'età, ma figuriamoci, stiamo scherzando. Sono tutte delle persone, siete delle persone che avete voglia di conoscere questi elementi, non siete per nulla vecchie. Allora, la vecchiezza, semmai, non so, è a 100 anni o a 110 anni, questo semmai. Quindi, se vado a pensare ad Urano in Toro oppure in Gemelli o in Cancro, allora qui sì, entriamo in una fascia un po' più difficile. O abbiamo dei bambini, delle persone molto giovani, oppure delle persone effettivamente anziane. Quindi la questione diventa un po' più difficile, soprattutto se pensiamo al Toro, persone che nascono adesso, molto piccole, oppure veramente anziane. Questo è l'elemento. Oppure anche in Cancro, in Gemelli, abbiamo persone che ancora non sono ancora nate, oppure persone che hanno un'età ragguardevole, che probabilmente hanno ben altre cose a cui pensare, non all'astrologia. Però, se pensiamo ad Urano in Leone, siamo perfettamente, assolutamente in una fascia di età di persone assolutamente con la mente ancora brillante, spumeggiante, che possono assolutamente occuparsi di questi temi e che hanno voglia di capire. Allora, Urano in Leone. Allora, vi ricordo il significato di Urano, di cui parlo ogni volta, lo ripeto, è giusto farlo. Urano rappresenta l'azione, il fare, l'agire, il mettere le mani in pasta, rappresenta l'aspetto della macchina operativa, rappresenta la tecnica. La tecnica. Urano è veramente l'aspetto macchinico dell'individuo. Ora, Urano è quasi qualcosa che si distacca dal nostro corpo, perché da una parte sì, sono le nostre mani. Se noi vogliamo paragonare a qualcosa del nostro corpo, un aspetto anatomico, Urano, dobbiamo paragonarlo alle nostre mani. Le mani sono veramente l'aspetto della tecnica, è con le mani che noi costruiamo, che noi facciamo le cose, assolutamente. Questo è molto chiaro, ma molto più in generale, Urano rappresenta tutto ciò che è tra noi, organismo, corpo e il mondo che ci circonda. È un mezzo anche, Urano rappresenta il mezzo, rappresenta un po' come questa bacchetta che io utilizzo, che la utilizzo così, la tengo in mano, così in un modo. Così spero simpatico, che rappresenta un po' una bacchetta magica, ma è anche una cannuccia, come potete vedere, una cannuccia gigante. Qui c'è anche questo punto a fisarmonica, e con questa posso così indicare alcuni punti qua del tema dello zodiaco. Quindi è un po' una bacchetta così da maestro d'orchestra della sinfonia delle sfere celesti, come diceva Pitagora, le sfere celesti, oppure così un po' da maestro, così, che segnala delle cose nella lavagna. Ora, anche questo è uno strumento, è molto semplice, comunque è un'estensione del mio corpo, è come si dice in antropologia, uno strumento esosomatico, quindi è una continuazione della mia mano. Poi questa bacchetta può diventare tante cose, potrebbe diventare uno strumento che mi serve, non so, nella preistoria, un bastone che mi serve per farmi strada nella giungla, oppure potrebbe diventare addirittura un cellulare alla fine, un telefono. Adesso questo è molto semplice, però può essere un cellulare che io impugno, che ho davanti a me e utilizzo. Quindi noi usiamo tanti strumenti. Gli strumenti sono legati ad Urano. Urano è tutto ciò che si estende, ciò che si espande da noi, che diventa qualcosa di molto più ampio rispetto alla nostra persona. E la nostra relazione è la relazione fra il nostro corpo, il nostro essere e il mondo che ci circonda, è qualcosa che noi prendiamo dalla natura e che smette di essere natura, perché questa bacchetta
che è fatta di plastica, che a sua volta viene dal petrolio, che a sua volta viene da, cos'è il petrolio? È questa sedimentazione così antichissima di animali, dinosauri, corpi viventi, piante, eccetera, che si sono depositate, si sono trasformate, sono diventate alla fine petrolio. Insomma, è qualcosa che io prendo dalla natura, però che non è più natura, diventa un po' parte di me. Diventa un'estensione di me, anche se non sono proprio esattamente io. Ora, questo è il discorso che io faccio sempre a proposito, degli strumenti. Gli strumenti siamo noi, l'uomo è legato assolutamente alla tecnica, agli strumenti, l'uomo nasce con la tecnica nasce con l'uomo. Questo è fondamentale. Quindi Urano è il segno che più sta a segnalare ciò che è l'uomo, l'uomo. Questo è essenziale. Quindi c'è tutto questo aspetto, poi ci sarebbero tante altre cose da dire che si potrebbero dire di Urano. Urano è anche l'aspetto dell'ingegno, del marchingegno, è l'aspetto anche dell'astuzia, volendo anche così, proprio perché riguarda l'aspetto macchinico del costruire delle cose. Ha tanti significati, ha tante sfumature, però avete capito, soprattutto è l'aspetto tecnico. Questo è molto interessante perché è qualcosa che esorbita in fondo dal mondo naturale. Ora, questo è molto potente nella Vergine, è molto potente nell'Acquario. Qualcuno mi ha detto qual è la differenza? Beh, la Vergine è proprio conserva tutta la tecnica, la raccoglie, ne fa buon uso e tiene tutto, diciamo, è un po' la custode della tecnica. È proprio il segno che è stato abbandonato dalla natura tutta e deve usare proprio Mercurio, l'intelletto, e Urano, la tecnica. L'acquario in un certo senso è già più naturale, perché in fondo stiamo parlando anche da un punto di vista della grande fiaba, dell'astrologia, della natura, del chicco di grano, del frumento, anche di un momento che è ancora che è naturale. Qui c'è il seme che è sottoterra, che mette tante radici, ha tante mani, tante braccia e tante mani. Questa è la cosa interessante, le mani sono legate ad Urano, quindi c'è la natura. Tuttavia l'acquario è estremamente tecnico. L'acquario cosa fa? Costruisce il futuro, costruisce il futuro, costruisce la tecnica che verrà. E poi la Vergine ne prende possesso e la conserva, la contiene, la comprende. Ecco, adesso vogliamo parlare di Urano in Leone. Ora, il Leone, beh, se pensiamo all'acquario, è il segno opposto, adesso stavo proprio indicando l'acquario. Il leone è un segno che non si basa sulla tecnica. Guardate un po' qui i segni che sono nella parte, diciamo, oscura, del leone. Abbiamo Urano, Urano, proprio la tecnica, il segno di cui, il pianeta di cui stiamo parlando, che è nel suo esilio ed è un esilio anche molto forte. Se pensiamo all'acquario, che è il segno opposto, Urano. Nel suo esilio diurno, primario, qui è un esilio oscurato, anche la tecnica è oscurata, poi c'è anche Nettuno qui che è nella sua posizione di caduta, qui bisognerebbe cercare di capire bene cosa vuol dire, vabbè, semplificando, Nettuno, adesso qui semplifico, ma l'avete sentito forse anche in altri video, Nettuno è la metamorfosi, la trasformazione, il leone non è un segno che si trasforma in un modo particolare, anzi, è sempre uguale a se stesso, è come il re, la regina, che sta sul suo trono immutabile, indiscutibile, quindi tutto è piuttosto fermo. Ora, il segno del leone non si occupa tanto dell'aspetto tecnico, Urano, e neanche di quello razionale, adesso volendo aggiungere, Saturno, perché poi questi due pianeti sono molto relazionati fra di loro, Saturno, la testa, e Urano, la tecnica, cioè io penso e poi faccio. Ma perché? Perché questo è un fatto stagionale, legato proprio alle stagioni. Nel mondo dell'inverno, se pensiamo al Capricorno e poi pensiamo all'Acquario, di cui abbiamo già parlato, beh, vengono a mancare i fiori, vengono a mancare le foglie, i frutti, la natura non ci regala più niente. Quindi dobbiamo essere noi che agiamo, noi uomini, con la nostra tecnica, con la nostra testa. Testa Saturno, vedete qui nel Capricorno, Saturno nel suo domicilio primario, oppure in Acquario, nel cuore dell'inverno, Saturno nel suo domicilio base. Agire con la tecnica come vuole il Capricorno, eccolo qui, Urano nel suo domicilio base, notturno, oppure in Acquario nel suo domicilio primario, effettivamente. Bisogna essere razionali e tecnici, questo è fondamentale per sopravvivere
alle asperità dell'inverno. Questo da un punto di vista così della fiaba astrologica, ma che ha un valore proprio legato alla natura, alla simbologia naturale, certamente pensando ai luoghi in cui l'inverno esiste, perché poi ci sono i tropici o ci sono zone in cui l'inverno non è così presente. L'astrologia è legata soprattutto all'emisfero nord boreale, settentrionale, e là dove c'è effettivamente, dove ci sono proprio le stagioni. L'astrologia è estremamente legata alle stagioni da un punto di vista simbolico. Questo va sempre preso in considerazione, ma anche se nasci all'equatore, anche se nasci in altre zone del mondo che non sono quelle del settentrione, è qualcosa che poi si estende a tutto il mondo. Questo è molto interessante. Naturalmente qui mi si potrebbero porre delle domande, a volte mi sono state poste, che riguardano l'astrologia, perché, il per come di tutto questo. Qui c'è una sorta di mistero dell'astrologia. Comunque l'astrologia è legata effettivamente là ai luoghi dove ci sono le stagioni, così come le conosciamo, diciamo anche in un modo pittoresco: l'inverno con la neve, il ghiaccio, la primavera, ma è pittoresco ma anche assolutamente reale. Quindi bisogna tenere conto di questo. Quindi durante l'inverno cosa bisogna fare? Bisogna usare la tecnica, bisogna usare la ragione. La tecnica, quindi la propria capacità industriosa, il proprio ingegno, mettere le mani nelle cose, costruire e relazionarsi alla realtà. Ora, se siamo nel mondo della primavera, eccolo qua, Cancro, Leone, Vergine, soprattutto se pensiamo al cuore rovente dell'estate, certamente anche adesso che siamo in luglio sotto il segno del Cancro, siamo in estate assolutamente, forse potremmo dire che luglio è il segno più estivo, però il cuore veramente dell'estate, il cuore diciamo d'oro, dorato dell'estate, è il segno del Leone, che poi è assolutamente legato al sole, doppiamente domiciliato. Qui l'ho messo una sola volta, però potrei averlo disegnato anche qui, doppiamente domiciliato. Il sole è questa, la grande luce del Leone. Ora, il Leone, così come il Cancro, non ha bisogno di essere troppo tecnico o troppo razionale, perché la natura regala. Pensiamo soprattutto al momento del Leone, cosa succede da un punto di vista della fiaba, dell'aspetto simbolico, astrologico, pensando soprattutto al frumento. Che cosa c'è? C'è la mietitura, il grano viene mietuto sotto il segno del Leone. Quindi c'è un grande dono, un grande regalo, regalare, come fa il re. Il Leone, che è legato al sole, è un segno regale che regala effettivamente, e regala al mondo che lo circonda. Regala che cosa? Il grano, il frumento, da un punto di vista astrologico. Poi regala a tanti livelli diversi. Il segno del Leone, in positivo, è assolutamente generoso, ama regalare, dare molto di sé. È come il sole. Il sole che cosa fa? Genera. Fa sì che io sia qui a parlare, voi qui lì ad ascoltarmi, fa sì che esista il mondo. Se non ci fosse il sole non ci sarebbe nulla, e questo è legato assolutamente al cuore dell'estate. Quindi tenete conto di questo, che non c'è bisogno così tanto in questo momento della tecnica. Perché utilizzare Saturno, che qui è nel suo esilio, la ragione? Non c'è tanto bisogno. Durante questo periodo naturale c'è bisogno di usare l'aspetto tecnico. Urano, e questo è il discorso, il pianeta di cui stiamo parlando, non tanto, non c'è bisogno, e tutto si ferma. Nettuno, che rappresenta il movimento, si cala. Qui c'è proprio la caduta di Nettuno, quindi non c'è bisogno di trasformarsi. È un momento in cui il tempo raggiunge il suo momento culmine. Infatti il tempo è rappresentato da Y, eccolo qua, pianeta misterioso, comunque che fa parte della struttura del Leone. Y, il tempo che si ferma. Quando viviamo l'estate abbiamo tante volte questa sensazione, soprattutto quando si è ragazzi, quando si è in villeggiatura o comunque quando si è turisti al mare o in montagna durante l'estate, che l'estate non finirà mai. Questa è una sensazione che si ha soprattutto quando si è ragazzi, che è una buona cosa che tutti l'abbiano avuta, perché è quella sensazione di immortalità. Sarò per sempre giovane, questo legato al Leone, sarò per sempre in vacanza. Sì, la scuola ricomincerà, ma chissà quando, dopo, più avanti, domani, ma non adesso. Adesso sono totalmente immerso nella luce apollinea straordinaria
del leone. Ecco, questo è il mondo del leone. Ora, se tu hai Urano in leone, ora tu puoi essere di qualunque segno, naturalmente puoi essere del toro, dell'ariete, dell'acquario, non importa. Ma hai questa caratteristica di avere Urano in leone, caduto, non caduto, ma esiliato, sì, esiliato. Ora, questo vuol dire che non ha importanza, ma certo che ha importanza, perché certo esiliato, ma fa pur sempre parte della struttura del leone, Urano. E poi se tu hai proprio Urano in leone, beh, Urano è il leone, è il leone. Ora, naturalmente, se paragoniamo questo Urano all'acquario, questo paragone può essere molto interessante, perché l'Urano Urano in acquario, che rappresenta Urano, le mani, nell'acquario significa avere tante braccia, tante mani, tante possibilità. Quindi mettere le mani in tante cose diverse e continuare ad elaborare il mondo ed essere un po' come dei giocolieri che utilizzano tante palline, tanti oggetti, fanno girare tanti piatti, avete presente il circo, no? Insomma, c'è tutto questo agire manuale molto forte. Ora, la manualità nel leone non è così potente. Anche se hai Urano in leone, non è così potente. Anche l'agire da un punto di vista pratico non è così interessante. Non hai tante braccia, tante mani. Hai le tue braccia, hai le tue mani, anche perché tu sei tu. Il leone è io. L'acquario, che è il segno opposto, è io sì, ma con dei dubbi. L'acquario si pone sempre la domanda, ma io chi sono fino in fondo? E quindi deve fare tante cose diverse per completarsi e riempire delle lacune. Di questo ho già parlato, naturalmente questo ha assolutamente un significato anche in positivo. Il leone è immobile, è indiscutibile, così come da bambino e anche da adolescente, come da adolescente, da adulto, come da adulto e anche da vecchio, è sempre uguale a se stesso, quindi è se stesso. E non è che cambia, non muta, non si modifica. Quindi la sua azione, se tu hai Urano in leone, si associa al tuo io in un modo molto preciso. Non c'è il fatto di dover fare tante cose diverse oppure mettere le mani in tante regioni diverse della vita, in tanti scenari diversi o pescare da tante fonti diverse. No, con le tue mani, con la tua azione, con il tuo ingegno, con questa tecnica fai qualcosa di preciso, di unico, che riguarda il tuo io, il sole, il tuo sole. Quindi Urano certamente anche ha una sua forza, il leone, ma figuriamoci, si arroventa. Pensiamo a Urano che è uno strumento. Urano, tante volte dico un po' come, se lo guardate, un'antenna, così come simbolo, così anche proprio come disegno, è una forchetta, è uno strumento, lo vedete, ha la forma di uno strumento, un rastrello, potete immaginarlo in tanti modi diversi, nobili, più o meno nobili, comunque è proprio uno strumento. Allora si arroventa e diventa luminoso, incandescente, questo strumento che tu hai in quanto leone, Urano, il leone, di qualunque segno tu sia, diventa potentissimo, diventa veramente qualcosa di appunto incandescente, luminoso, potente, e riguarda molto il tuo io. Quindi l'espressione della la tua azione è un'espressione che riguarda, si relaziona perfettamente alla tua identità. Quindi non è che farai mille cose, farai forse una cosa specifica o delle cose specifiche, in un modo anche semplice. Non è il caso di complicarsi la vita, non è l'acquario con il suo Urano che rappresenta tante braccia, tante mani. No, le mani sono quelle che tu hai. Quelle sono sufficienti. Fai qualcosa di preciso che manifesta il tuo io. Il tuo io è chiaro, sicuro, senza possibilità di dubbi. E quindi esprimi esattamente quello che tu sei. Quindi sei Urano il leone, certamente la tua l'espressione è molto forte, la tecnica è forte per certi versi, ma è molto legata al proprio io. Ora, è un'espressione tecnica semplificata, certamente. Ora, mi viene in mente, di questo avevo già parlato un'altra volta, vi faccio questo esempio, poi qualcuno lo conosce, forse altri no, ma è un cantautore, adesso faccio riferimento a un cantautore, un cantante che è piuttosto famoso, che si chiama Edoardo Bennato, così nel passato era molto più famoso, adesso
ha una certa età e quindi è meno famoso, però ha avuto un grandissimo successo. Pensate che, allora, lui è del Leone, è stato il primo che ha riempito lo stadio di San Siro, è il primo cantautore. Adesso pensiamo sempre allo stadio di San Siro, ha riempito Vasco Rossi oppure Laura Pausini, tanti cantanti, anche stranieri. Lui è stato il primo veramente che ha riempito lo stadio di San Siro con la sua potenza leonina. Il Leone è accentratore, porta l'attenzione su se stesso. Ora, un personaggio come Edoardo Bennato, perché ve lo segnalo? Perché lui certamente suona con altri suonatori, con altri strumentisti. Lo fa adesso, lo faceva anche nel passato, ma sapete, lui ha suonato tante volte, a volte anche per strada, per quando non era famoso, a Londra, così nelle metropolitane, o così anche a Milano. Suonava, era un uomo orchestra. Cosa faceva? Aveva addosso un armamentario, che era un tamburello a piede, che si era costruito lui, suonava pop, 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 così con il piede faceva la percussione, suonava la chitarra, cantava, e poi aveva l'armonica a bocca, che ancora adesso lo contraddistingue. Ora, questo ve lo dico per segnalarvi che una persona come lui, che è del Leone, questo per segnalarvi cos'è il Leone, che certamente usa degli strumenti, ma sono degli strumenti che per certi versi sono un po' rozzi, un po' semplici, e che sono molto legati all'individuo. E qui non abbiamo l'individuo, il cantante con l'orchestra, oppure che fa delle cose estremamente complesse. D'altra parte, Edoardo Bennato è un certamente un valevole cantautore, molto efficace, ma per la sua personalità, come tipica del Leone, perché ha un ascendente, perché ha sempre avuto un modo di fare che è veramente coinvolgente, ma per come è fatto lui proprio, per il suo modo di cantare, per la sua voce, per la sua personalità, perché eccede da certi schemi, ma tecnicamente non è così straordinario. Non suona la chitarra, lui stesso ha detto, ma io non è che sono un grande suonatore di chitarra, suona quegli accordi a grinta, certamente, ma è un grande strumentista, fa delle musiche molto complesse, ma assolutamente no, nella sua semplicità, che è quella tipica del Leone, riesce ad ottenere tantissimo. Ora, semplicità non vuol dire che c'è qualcosa che non va, non è che le cose complesse sono meglio di quelle semplici. A volte la semplicità paga. Ora vi segnalo tutto questo perché tutto questo si può legare assolutamente ad un Urano in Leone. Pensate appunto a una strumentazione che è semplice, l'armonica a bocca, avere questo tamburello a piede, la chitarra, eccetera, è qualcosa che è come l'armatura che ha questo individuo, ma che è un'estensione di se stesso, ma che non è un'estensione esagerata, non è un'orchestra, non sono altri strumentisti, non sono degli strumenti troppo sofisticati, sono semplici, potenti, legati alla propria persona, alla propria identità, sono veramente allacciati a se stessi. Ora, questo lo si può estendere a qualunque altro tipo di attività dove la persona che ha Urano, tu che hai Urano e Leone, ti esprimi in un modo semplice, molto legato alla tua persona. Non devi usare degli strumenti troppo sofisticati, non c'è bisogno, basta che siano l'espressione esatta di quello che tu sei. Non sei troppo tecnico, questo è chiaro, come l'acquario, effettivamente, oppure come la Vergine. Hai qualcosa anche vagamente di rozzo, ma questo non toglie niente alla potenza della tua espressione tecnica. Anzi, hai Urano in Leone e questo Urano, la tecnica, nella sua semplicità, assume questa potenza luminosa di cui parlavo prima. Appunto, l'armonica di Edoardo Bennato, la chitarra o il tamburello a piede queste cose diventano incandescenti. E questo può succedere in tutti voi, a dipendenza anche dell'ambito in cui vi muovete. Adesso questa è una metafora che riguarda il mondo della musica, questo cantautore in particolare, ma questo poi è assolutamente così in tanti altri ambiti. Ecco, spero di essermi spiegato. Questa è la grande potenza di Urano, nella sua semplicità, nella sua... così anche nel suo essere elementare esprime la potenza solare, che poi è la potenza dell'io rovente, del nocciolo dell'individuo. Poi tu puoi avere tanti altri pianeti, puoi essere di un altro pianeta, di essere di un altro segno, ma tutto questo ce l'hai.
Naturalmente la tua tecnica non è, non sei un esperto, non sei un cioè, puoi essere anche un informatico, adesso qui ci possono essere tantissime possibilità, ma non sei così, avete capito, così sofisticato. C'è una semplicità, ma che ha una sua potenza dirompente. Ecco, questa è la spiegazione. Spero di essermi spiegato abbastanza bene, non voglio dilungarmi ulteriormente. Vi saluta la Sirenetta. Vedremo come andare avanti, perché non so voi che cosa mi consigliate, forse non mi consigliate niente, ci devo pensare io, però cosa fare, parlare anche di Urano in Ariete, in Toro, in Gemelli, in Cancro, poi sono i segni che mi mancano, forse lo farò tenendo conto però anche della casa. Se parlo di Urano in Ariete, vi parlo di bambini in questo momento, pure di persone molto anziane, quindi forse vi parlo anche così, en passant, oppure nell'insieme, perché anche si associa, di Urano nella prima casa. La prima casa è la cosignificante dell'Ariete, così amplifico il discorso e posso anche rivolgermi a voi in un modo che per voi sia anche interessante, perché se non avete Urano in Ariete, perché non ce l'avrete, perché siete o bambini oppure persone troppo anziane, quindi non mi seguite, però forse avete Urano nella prima casa e questo può essere interessante. Ne avevo già parlato nel passato, ma qui posso farlo in un altro modo. Vabbè, vi saluta questa Sirenetta, vi auguro buona continuazione estiva e ricordatevi, la cosa più importante, siate molto molto felici. Ciao, alla prossima volta.